Fratelli Narazzur, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buonasera a tutti, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon martedì, ragazzi! Un martedì a 30 gradi a Milano, non so da voi, ma qui veramente è pazzesco. Sono 3-4 giorni che sembra luglio. Oggi sono andato a correre, c'era l'asfalto che poi io, vabbè, furbo. Primo, primo pomeriggio, devo, sub... devo assolutamente cambiare, cambiare gli orari già perché, cioè se a metà maggio. Siamo al 17 maggio, l'asfalto brucia come proprio sui polpacci. Sentivo il calore dell'asfalto mentre correvo. No, no, pazzesco così. Quindi, martedì 17 maggio, eh, ragazzi. Eh, mancano 5 giorni. Mancano cinque giorni, e volevo dirvi un attimino come, come la sto vivendo io, questa attesa per questa ultima giornata di campionato, che eh, più che altro come la sta vivendo Milano perché. Sono due giorni che vado in giro, insomma, io comunque lo sapete, io i colori li porto sempre e comunque anche i tempi di Mazzarri, ogni giorno qualcosa dell'Inter ce l'ho sempre, tranne se proprio c'è un cazzo di Rogito o qualcosa di importante, allora anche no, però insomma i miei amuleti, i miei braccialetti, il mio tatuaggio, insomma queste cose qui sono sempre con me. Eh, e quindi non lo so, mi, 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 mi aspetto una città in fermento perché comunque è veramente una cosa storica questa qui. Eh, giocarsi lo scudetto all'ultima giornata eh, perché comunque la matematica ancora ti permette di sognare a te e a me, interista. Quindi eh, sono curioso giorno per giorno di vedere, insomma, se c'è gente un po' in giro che si inizia un po' a tirare fuori i colori, i balconi, qualcosa. Insomma, perché eh, veramente ritengo che sia una cosa storica per la città e una cosa che è storica anche è questa cosa della della doppia eventuale festa da o da una parte o dall'altra la premiazione diciamo che eh, la lega ha dovuto allestire due, due baldacchini praticamente con due commissari UEFA con due coppe con eh, UEFA scusate ehm... oh porca miseria vabbè della lega calcio e quindi con due coppe e l'orario tutte e due alle 18 entrambe alle 18 è stato spostato che doveva essere alle 15 all'inizio per appunto sto caldo che sta facendo che sembra luglio quindi è proprio anomala la cosa, anche se ovviamente eh, ribadisco quello che ho detto ieri mattina quando mi sono sfogato: ormai non è più un crederci, è uno sperare, è diventata una speranza questo ovviamente. Però insomma, il calcio, il calcio ci ha fatto vedere, ci ha fatto vedere tante cose. Ci ha fatto vedere. Ecco, io ad esempio eh, posso suggerire a tanti interisti di eh, evitare di fare quello che è stato fatto nelle partite precedenti contro il Milan, cioè avete fatto dei riti, eh, amuleti, eh, guffaggio durante la partita, questo non avverrà perché giochiamo in contemporanea, gra grazie a Dio. Però eh, sono tutte cose che evidentemente non hanno funzionato, quindi eh, non lo so, ehm, io mi sono accorto che due volte sono andato a correre il giorno della partita, due volte l'Inter non ha vinto, da lì mai sia, mai più. Eh, l'ultima volta che mi aveva contattato Top Calcio eh, era Bologna Inter. Poi quando mi hanno chiamato il giorno, proprio il giorno della finale di Coppa Italia, mi hanno mandato un messaggio: gli ho detto no, preferirei domani perché l'ultima volta è andata male. Cioè, poi ognuno ha la sua, diciamo, no? <ride> Quindi il mio suggerimento, il suggerimento del Dieck, eh, per quegli interisti un po' ansiosi che hanno diritto delle cose, cioè fate l'inverso, fate il contrario di quello che avete fatto fino adesso, perché evidentemente purtroppo non è servito, no? Questo mi, mi sento di dirlo. Quindi sono curioso di vedere appunto se Milano andrà sempre, sempre di più in fermento, anche qui poi c'è la storia eh, di San Siro, che eh, anche lì io l'avevo già detto nella live della Curva Nord, cioè qual era la mia opinione, perché poi era condivisa, perché poi era una puttanata in realtà, tutta questa polemica, eh, se, ah, se l'Inter gioca alle tre, allora come, come si fa e tutto, ma era già successa sta cosa qui, l'avevo detto quando quando noi torniamo da Parma, cioè la squadra tornò da Parma e arrivò allo stadio, noi dal Duomo ci trasferimmo a San Siro, ma nel frattempo i milanisti erano già andati via, stessa cosa sarebbe successa, cioè voglio dire, se, se succederà, però in questo caso no, perché San Siro lo tengono chiuso comunque, cioè, non ho capito questa cosa, cioè se dovesse essere che succede il miracolo, che lo vinciamo noi, ci fanno festeggiare, suppongo di sì, una minima, no? Però non lo aprono dopo, perché poi si farebbe sera, perché il giorno dopo c'è una partita di Eto'o, non ho capito. Quindi quella poi è la motivazione. Quindi i milanisti giustamente si stanno già organizzando eh, sul piazzale davanti a casa Milan, eh, per un'eventuale festa, da quello che ho capito. Quindi, vediamo, vediamo, siamo a martedì, mancano, mancano ormai cinque giorni, cinque giorni alla conclusione di una stagione che che Ribadisco veramente, eh, qui vorrei rassicurare e tranquillizzare. No? Vedo dei milanisti che sono un po' avvelenati, no? A Coppa, Coppa Italia, la Coppa Italia, io me la stragodo io, io. Perché chi mi segue lo sa: sono sei anni che rompo il cazzo io per questa Coppa Italia. Perché è scandaloso che l'Inter in 11 anni non sia mai arrivata neanche a giocare. Neanche l'Inter di Conte, che tanti continuano: se c'era Conte, se c'era Conte, se c'era Conte. Conte non mi ha portato però in finale di Coppa Italia. Conte non ci è arrivato in finale Coppa Italia. E come ci siamo arrivati? Perché poi vedi, eh, qui su questo canale, su questo canale, eh, e ci metto la faccia sempre, non si è mai detto, ah vabbè ma quelle sono coppe del cazzo, ah vabbè ma la Juve ha vinto delle coppe del cazzo, quello no. Se poi uno Juventino mi veniva a dire, eh, no ma guarda che le mie sono superiori al campionato, no. Come io non lo dirò mai a un milanista se vince lo scudetto, le mie sono superiori. Però ti posso dire che hanno per me interista un valore un po' diverso perché se io non ti ho detto un cazzo, anzi ti ho fatto, tra virgolette, i complimenti, perché tu comunque in dieci anni di merda, te come me, caro milanista, hai, hai vinto una Supercoppa ai rigori e il cammino in Coppa Italia, eh? e, ma hai incontrato il Busto Garolfo con tutto il rispetto, il Baracca Lugo e non mi ricordo chi cazzo hai incontrato, l'Alessandria, Bossa, la Madonna. In finale, quando hai trovato una squadra tosta, hai preso le pannocchie, però poi ti sei ritrovato comunque a giocare e comunque hai gioito, hai goduto ci rinfacciavi sta cosa, noi comunque un trofeo. E allora perché io? Io che non arrivo da 11 anni a sta cazzo di finale di Coppa Italia che poi anche qui Santo Froghi Ranocchia, questa è la coppa di Froghi Ranocchia, ragazzi, perché se non fa quell'eurogol con l'Empoli, modello calciatore eh, calciatori Panini, noi non si arriva in finale, non si arriva a vincerla, quindi dopo un Inter-Empoli dove ho sofferto con un eurogol di Froghi Ranocchia. Dopo che ho battuto la Roma, ho tostato la Roma e l'ho tostata... La Roma comunque è una di quelle rivali appunto che negli anni in cui si vinceva ci ha dato filo da torcere fino all'ultima giornata no? di campionato. E la Roma di Mourinho poi dell'ex l'ho tostata due volte in campionato e una volta molto bene in Coppa Italia. E, e tu Milanista devi dire a me che dopo mi incontri nel peggior momento dell'Inter e sono riuscito a strappare uno 0-0 non so come perché è vero che Milan meritava ma lo 0-0 l'ho strappato e poi te ne ho date tre e te ne ho date al ritorno. E poi ne ho date 4 alla Juve in finale e non mi devo esaltare di questa Coppa Italia. Io, eh, io, a me non me ne frega un cazzo degli interisti tristi che dicono che sono coppette. Io, io, che nel 2005 ero a San Siro, quando Sinisa la mette all'incrocio. Dopo 8 anni, 7 anni tornavamo a vincere un cazzo di trofeo ed ero in piazza Duomo assieme a altri 250 disperati. Io, per quello mi incazzo con questa gente. Mi incazzo con questa gente qua. No, adesso i milanisti, ma con i tristoni. Capite? Perché? Dove cazzo sta scritto che se vinci lo scudetto l'anno dopo per forza lo devi rivincere? Con tutte le attenuanti che puoi avere, eh? Perché vorrei ricordare a certa gente, ma forse non c'era, forse non frequentava lo stadio quando era piccolo. Ecco, io ho avuto la fortuna di seguire l'Inter dall'84-85. Quella era già una bella squadra, ha vinto Capocchi e ha vinto. La grande Inter di Trapattoni, eh? Dopo uno scudetto della Madonna, ci fu il cambio Diaz-Clisman. Questo fu il grosso cambio. Che poi Diaz fino a dicembre fece capocchi anche lui, dopo si svegliò. Eppure l'anno dopo, quell'Inter lì arrivò terza. L'Inter dei record di Trappattone arrivò terza e vinse il Napoli, il Milan, l'Inter. E l'Inter vinse la Supercoppa e io ero allo stadio sempre con papà, con la Sandoria, due gol di cucchi. Nel 90-91 l'Inter Tra del Trap vince la Coppa UEFA, la prima Coppa UEFA. E tranne Inter Rapid Vienna perché era, eravamo in campo neutro a Verona. <coughs> E non mi ricordo per quale cazzo di motivo Inter-Atalanta. Non l'ho vista allo stadio, l'ho vista a casa, me lo ricordo. Però tutte le altre le ho viste, a partire da Inter-Aston Villa. Quindi, cioè, capite perché mi incazzo con questa gente? Perché non è scritto da nessuna parte che per forza tu devi vincere lo scudetto, quella era una macchina da gol, quella doveva vincerne 5 di fila di scudetti. Per chi ha visto dal vivo quella squadra lì, l'Inter di Trapattoni, invece non è così. Il calcio non è così. Il calcio non funziona così. Ho fatto un esempio di un Inter che, siccome si rompe tanto il cazzo, sento dire alla, so alla società, no? Eh, ha smembrato, ha smembrato un cazzo, ha smembrato. Ha venduto a Hachimi. Conte se n'è andato via lui, Lukaku se n'è andato via lui e Eric è successo quello che è successo. Ma con tutto ciò mi sembra che ci stiamo giocando il campionato fino all'ultima giornata. Cioè, io potevo capire questo discorso se eravamo a 15 punti, allora dico, beh, cazzo, hanno ragione, ma non se mi gioco comunque il campionato fino all'ultima giornata. Boh, non lo so. Io lo vedo così il calcio. Comunque, dicevamo, per quello, capite, per quanto mi riguarda, eh, sono conscio che lo scudetto è 10 volte superiore a queste coppe, ma per me, per come dalle 84-85 che vivo l'Inter in un certo modo, eh, ripeto, e mi sono messo in gioco e sei anni che dico, minchia, ma neanche una finale di Coppa Italia facciamo, la stanno facendo tutti e chi mi segue lo sa. Per quello ci tenevo di brutto. E il cammino è stato bellissimo: è stato il cammino a partire dalla famosa rovesciata perché eh, non l'avevo ancora fatto, ma dovevo farlo da un po'. Il ringraziamento va di brutto a Froggy Ranocchia per questa Coppa Italia, per quello splendido gol. Quindi capite. Poi, eh, questo era per non per dire, era per fare un esempio perché secondo tanta gente doveva essere scontato quest'anno lo scudo purtroppo eh, sarebbe bello sarebbe bello saremmo tutti milionari andremo tutti a giocare se fosse scontato il calcio ma non c'è niente di scontato come sembra scontata eh, e poi chiudo perché poi si fa lungo il video ripeto tutto quello che avrò da dire in base a come andrà il campionato lo dirò a fine campionato eh, saranno almeno due o tre video da 30 minuti credo perché mi devo segnare un po' tutto quello che sembra Sembra palese, no? <ride> Se stiamo alle dichiarazioni di Dionisi e di Carnevali, sembra che il Sassuolo insomma, riconosca che il Milan merita lo scudetto. E quindi, insomma, sarà una partita un po' così, no? Insomma, sono state delle dichiarazioni non, non poco simpatiche, come direbbe il presidente. Ieri era il compleanno e gli rinnovo gli auguri al presidente Moratti, <coughs> li abbiamo fatti anche ieri, sono no cugini. E, um, però poi io confido sempre nella serietà e nella professionalità comunque di chi va in campo. Io non sto vedendo partite così scontate. Quindi, sai, una partita che nessuno si inculava perché Sassuolo alla fine, figurati tutti, speravano di fare il sorpasso prima. Il calcio è veramente imprevedibile. Ripeto, ehm. Um, io, io, per come ho vissuto io, siccome l'ho già presa nel culo il 5 maggio, non la vivrei come la sta vivendo un milanista adesso, con tutto che secondo me il loro 5 maggio è quel famoso 25 maggio di Istanbul. Perché, sai, vinci 3-0 una Champions al primo tempo e poi la vai a perdere. Eh, cazzo, parliamo, eh? Però, però, perché tanti sento dire, ma a loro manca il 5 maggio, che poi si creano tutte queste cose, ste, la Fatal Verona e eh Bergamo, e ben sì, tutti i colori, non è servito un cazzo. Quindi, quello che posso sperare io è che. Due dei tre attaccanti mi sembra che siano tifosi dell'Inter Berardi, tifoso dell'Inter che ci ha sempre purgato. Che io ho sempre detto: Cazzo, è anche tifoso dell'Inter. Ma santa Madonna. E Raspadori. E poi c'è Scamaccone. Insomma, che i suoi golletti li sta facendo. Che, eh, insomma, vuole venire all'Inter? Quello vuole tot soldi. Dimostracelo, dimostracelo. Questo posso dire. Infatti, ho visto anche che tanta gente sta facendo i video. Mario Inter, le storie sta andando. Questo posso auspicare io. Che la mia Inter chiuda con una vittoria questo campionato davanti a un San Siro tutto esaurito, dove saremo allo stadio. Comunque io sarò allo stadio a, a tifare e a ringraziare la mia squadra per l'annata. Comunque. Perché quello che ho detto io a inizio anno non è stato per niente disatteso. Ribadisco. Fossimo a meno 15 da questo Milan, se siamo lì punto a punto, eh, e ce la stiamo giocando, è colpa nostra due volte, tre volte, colpa nostra, colpa di te di tante entità che poi andremo a dire, eh? ma non voglio dire prima di vedere l'esito finale, perché il calcio veramente non si sa mai imprevedibile, quindi è una, una, una sottile speranza però tutto quello che avrò da dire, ma anche sul Milan attenzione, anche su tanti commenti che ho sentito sul Milan da parte di interisti dove non mi sono mai espresso, però probabilmente certa gente che commenta, certa gente che scrive, il calcio non sa neanche che cazzo è, non sa neanche trattare il pallone con i piedi, certa gente. Ma non parlo di palleggi, sarebbe troppo difficile. Proprio destro e sinistro contro un cazzo di muretto di piatto. È quello che mi fa specie. Eh. Chi vede il calcio un po' come le figurine, questo dico io, questo ho sempre contestato. Perché poi se hai giocato a pallone e ci hai giocato anni, e se hai allenato e hai allenato anni, eh... Il da dentro al campo è tutta un'altra cosa tutta un'altra cosa, anche tante volte quando ci incazziamo per una giocata sbagliata quindi questo è eh, ragazzi questo, vedo, vedo ripeto, dei milanisti insomma che, che sono le magliette sono uscite, erano già in piazza Duomo io pe ho pensato noi interisti fossimo al contrario noi sopra, una giornata alla fine non lo vivremmo così, correggetemi se sbaglio, consci di, co di quel 5 maggio del 2002, quindi però io non gli sto dicendo un cazzo, eh. cioè, uno, si sente uno la deve vivere come se la sente. Quello che dico io è che a detta di tanti, sentendo le parole eh, de dell'allenatore e, e del DS, diciamo, viene fuori che dovrebbe essere una scampagnata. Però, boh, non lo so, non lo so, vediamo. Confido in questo tridente d'attacco un po' nero azzurro diciamo, ecco, solo su questo. Ragazzi, condivisione del video, iscrizione al canale, sempre forza Inter, continuate a iscrivervi ci saranno altri video adesso voglio pubblicare un video dell'history inter che ho, ho recuperato le case dell'inter eh? tanta gente che parla non sa neanche in quanti, in quanti campi di calcio ha giocato la nostra inter quindi ma è meglio andare a vedere altre cose giusto così condivisione e iscrizione al canale sempre forza inter crederci crederci sperare sperare di brutto cazzo che non si sa mai nella vita non si sa mai non si sa mai io mi grato i coglioni e loro pure